Salve a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di velature e come dipingere un oggetto di vetro trasparente usando i colori acrilici. La tavolozza: il blu oltremare, il blu cian, il verde terra, il giallo di Napoli chiaro, il bianco, il grigio perla, il giallo primario e l'arancio brillante. Ora prendiamo la misura per disegnare il contenitore in vetro. In prospettiva l'oggetto risulterà in primo piano. Chiaro, disegniamo i due lati dell'oggetto in vetro. Il mio interesse è legato allo studio della composizione, usando varie sfumature di grigio che creano un forte contrasto con gli altri colori. Come potete osservare, sto usando la tecnica del chiaroscuro, così da evidenziare la trasparenza dell'oggetto. Il colore all'inizio sarà molto diluito, così da creare degli effetti artistici anche casuali. Perché dipingere è tecnica, ma anche divertimento. E dipingere quello che ti piace ti gratifica veramente tanto. Con il grigio perla diamo delle pennellate più corpose per dare rotondità all'oggetto.
un ingrandimento del tappo. Per me il colore è vita. Pensate a quanti materiali possiamo dipingere con i colori. La scelta delle tonalità è molto importante e va anche a sensazione. Ognuno è libero di sentire la sua arte pittorica. Per dipingere l'ombra andremo ad usare un grigio brillante. Per ottenere il colore grigio si possono usare anche i colori primari, il blu, il giallo e il rosso. Se vogliamo ottenere un grigio più chiaro basta aggiungere del bianco, oppure un grigio più scuro possiamo aggiungere dell'acqua di garanzia o una punta di nero. Miscelando i tre colori primari abbiamo ottenuto tre tonalità di grigio. Nonostante il colore grigio sia una tonalità neutra, si possono ottenere delle sfumature veramente belle, una tecnica pittorica interessante per dipingere le ombre. Grazie di avermi ascoltato e ci vediamo alle prossime pennellate. Ciao!